Bentornati raga, qui Gonzo Just Gaming. Negli scorsi giorni abbiamo già parlato un po' della stagione 16, nel video relativo che trovi penso sopra e anche in descrizione, in cui diciamo ci sono state più o meno buone o cattive notizie anche a seconda dei punti di vista. Ti invito assolutamente a dargli un'occhiata e ovviamente a farmi sapere la tua con un commento. Comunque, negli scorsi giorni, gli sviluppatori di Lasdionard ci hanno dato qualche sneak peek su un nuovo boss che arriverà nelle nuove zone che saranno presto implementate al laboratorio. Questo boss, per chi non lo sapesse, si aggiungerà già a quelli del settore A1 e A2. Nel primo c'è l'ibrido necrotico che non siamo obbligati ad uccidere, mentre nel secondo settore il boss si troverà alla fine del quadrante, per cui per poterlo ultimare saremo obbligati ad ucciderlo. Ovviamente abbiamo già trattato il laboratorio con delle guide che puoi sempre trovare in descrizione. E dico ciò perché probabilmente ci sarà bisogno di fare i primi due settori per poter sbloccare i quadranti B, ma ovviamente questa è solo una speculazione, e soprattutto perché vorrei sapere cosa ne pensi del laboratorio qui sotto nei commenti. Purtroppo non ci è dato sapere molto su questo boss, non sappiamo se sarà l'unico e se farà parte direttamente dei settori, sempre del secondo piano, però diciamo che ha due particolarità che secondo me sono molto interessanti. La prima è che questo mostro sarà inserito dopo un contest che è stato tenuto sul Discord ufficiale di Lasdionard, che trovi nelle opzioni di gioco o qui sotto. Il concorso è stato vinto da Marceline, che vorrei approfittare per salutare sperando che mi capisca, e la sua idea da disegno è diventata un modello 3D e poi diventerà uno dei nostri nemici qui su Lasdionard Survival. Insomma, se avremo molti problemi con questo zombie, sappiamo anche con chi ce la dovremmo prendere. La seconda cosa che sappiamo è che anche qui ci saranno delle trappole. Il design dello zombie sembra molto simile a quello del torbido che abbiamo incontrato nelle stagioni del laboratorio, perché ha questo braccio enorme che si trascina e che vediamo usare per fare un attacco circolare ad area. Sembra poi che ci saranno delle trappole, che forse danneggeranno sia noi che il boss, e ci sono degli zombie che spawnano qui e lì. Secondo la descrizione del boss di chi l'ha disegnato, questo potrebbe anche rigenerarsi, potrebbe chiamare dei parassiti, un po' come l'ibrido necrotico, o potrebbe entrare in modalità Enrage, che penso sia una modalità in cui fa molti danni, ne prende pochi, come una sorta di berserker. Fammi sapere con un commento che cosa ne pensi di questo boss, che cosa ci dovremmo aspettare dal prossimo aggiornamento del laboratorio e da questa fight, e cosa ne pensi della zona in generale per come la conosciamo ora. Iscriviti e attiva le notifiche così non ti perderai neanche un contenuto a tema Last Day on Earth. Qui Gonzo Just Gaming, buona caccia!